Regione Puglia. Da 21, le donne che fecero la Costituzione, di Romano Cappelletto e Angela Iantosca, edizioni Paoline 2022. Le scuole secondarie di primo grado di Leguile e San Pietro leggono Bianca Bianchi, tutti i figli sono uguali. Lettrici: Anna Schirinzi, Sofia Perricone, Alice Rizzo, Ilenia Capone, Giorgia Tarantino. Stereotipi e amarezza. Se doveste chiedermi con quali parole riassumere la mia attività politica, userei proprio questa. Sì, pregiudizio e superficialità sono due atteggiamenti con cui i miei contemporanei, colleghi politici, giornalisti e opinione pubblica mi hanno sempre guardata e giudicata. Come se una donna, solo perché giovane e bella, non fosse degna di essere ascoltata. Come se una donna, per quanto colta, potesse essere ammirata solo per i suoi fluenti capelli biondi. Sono nata a Vicchio, in provincia di Firenze, il 31 luglio del 1914. In Italia ancora non si sentivano gli echi della Grande Guerra, scoppiata solo 3 giorni prima della mia nascita. L'illusione che durasse poco, che non coinvolgesse anche la nostra patria, si sarebbe dissolta pochi mesi più tardi. Mi piaceva studiare molto, ero quella che divenireste una secchiona. Mi sono laureata a 25 anni e ho cominciato quasi subito a insegnare. Era il 1939, la mia attività di docente cominciò proprio quando si iniziarono a sentire i ruggiti della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre di quell'anno Hitler aveva invaso la Polonia. Non contento di aver ottenuto nei mesi precedenti, complici le altre grandi potenze europee, l'Austria e parte della Cecoslovacchia. Ma ora aveva tirato un po' troppo la corda e finalmente Inghilterra e Francia avevano aperto gli occhi sulle reali intenzioni del Führer, quella che la sua propaganda definiva la ricerca di uno spazio vitale. Era in realtà il desiderio di conquistare l'Europa e chissà, forse il mondo intero. L'Italia, ancora una volta, era rimasta inizialmente neutrale, ma si capiva benissimo che di lì a qualche mese Mussolini avrebbe affiancato Hitler nei suoi folli piani di conquista e sterminio. Non so cosa avrebbe detto di tutto questo mio padre Adolfo, morto quando ero ancora una bambina. Socialista, fabbro del paese, mi aveva insegnato valori che avrebbero plasmato il mio pensiero e la mia azione politica. Pace, giustizia, uguaglianza, solidarietà. Parole importanti da usare con estrema attenzione e mai a vuoto. Parole che a 7 anni, l'età che avevo quando mio padre morì, non capivo ancora bene, ma che mi vennero poi ripetute, spiegate, fatte assimilare da mio nonno Angelo. Avevo iniziato a insegnare, tenendo a mente proprio quei principi assorbiti da mio padre e da mio nonno. Ma quei principi, nell'Italia fascista, non erano ammessi. Avevo avuto addirittura l'ardire di parlare ai miei studenti dell'importanza della storia e della cultura ebraica. Fui temeraria, lo ammetto, visto che ormai da tempo erano in vigore le famigerate leggi razziali contro gli ebrei, leggi discriminatorie, giustificate da altrettanto folli ragioni pseudoscientifiche, che parlavano di razza pura. Chissà cosa avrebbe detto mio padre di fronte a quella follia. Il contrasto con il preside della scuola in cui insegnavo divenne insanabile. Così decisi di andarmene, non solo dalla scuola, ma dall'Italia. Partì nel dicembre del 1941, destinazione Bulgaria. Qui per 6 mesi insegnai la nostra lingua, presso il locale Istituto Italiano di Cultura. Dopodiché rientrai in Italia nel giugno del 1942, dedicandomi con tutti i mezzi possibili alla propaganda e poi alla resistenza antifascista. Furono anni e mesi difficili, quelli vissuti fino alla fine della guerra, ma fu anche un tempo propizio, una palestra in cui imparai sul campo cosa significavano le parole che mi avevano insegnato mio padre e mio nonno. Pace, giustizia, uguaglianza, solidarietà. Come loro due, anche in me scattò potente la passione politica. E fu così che dopo essere entrata nel Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria e aver cominciato a collaborare con alcuni giornali, mi candidai alle elezioni del 2 giugno 1946 nel collegio di Firenze Pistoia. Elezioni importanti che avrebbero dato vita all'Assemblea Costituente. I risultati furono sorprendenti.
Certo, ero sicuramente apprezzata per la mia passione politica e le mie doti oratorie, ma non mi sarei mai aspettata di ricevere ben 15.000 voti, un numero doppio rispetto, per esempio, a Sandro Pertini, il futuro amatissimo Presidente della Repubblica. Ero stata eletta e ora potevo far parte di quella piccola ma agguerrita minoranza di donne che entrarono nell'Assemblea Costituente. Alla felicità, devo ammetterlo, si accompagnò però una profonda amarezza, le cui ragioni solo qualche anno dopo ebbi il coraggio di rendere pubbliche. I leader del mio partito, infatti, non videro di buon occhio il mio successo. Ero stata utile per la campagna elettorale, ma di sicuro non si aspettavano che sarei stata eletta. Per gli standard del tempo, anche per un partito progressista come il PSIUP, ero troppo giovane e per giunta una donna. E fu così che mi fecero firmare una lettera di dimissioni, che avrebbero usato se in aula mi fossi mossa in modo troppo indipendente. A dire il vero, al di là dell'amarezza, non mi curai molto di quella minaccia velata e mi gettai anima e cuore nei lavori per la definizione di una Costituzione. Certo, sentire di avere puntati addosso gli occhi degli stessi compagni di partito e vedere sguardi di dissenso solo per la mia volontà di intervenire in aula non mi rendeva le cose facili. Ma, come avrò modo di scrivere molti anni più tardi, ingoio saliva amara, la pelle mi brucia addosso come fosse stata frustata, ma resto in silenzio. Non siamo i rappresentanti di coloro che ci hanno dato il voto? Per loro parlerò. E parlai. Uno dei temi che più avevo a cuore, come potete immaginare visto il mio passato di insegnante, era proprio la scuola. Volevo far capire ai miei colleghi in aula l'importanza che l'educazione aveva per un paese come il nostro, uscito distrutto dalla guerra. Si dovevano certo ricostruire le case, ridare lavoro e fiducia, ma era necessario anche risollevare la scuola per nutrire, oltre al corpo, pure l'anima. Così, nella seduta del 22 luglio 1946, intervenni. Il nostro paese, voi sapete, non ha soltanto da rifare la sua economia distrutta e non ha soltanto da ricostruire le sue case, deve far risorgere tante altre ricchezze, tanti altri valori negati o sepolti nella coscienza umana. Deve ricreare l'onestà e la libertà nelle coscienze, deve educare questo nostro popolo, che è sempre vissuto nella povertà dello spirito, alla ricchezza e alla forza della vita morale. Molti applausi interruppero più volte il mio discorso. Come gli attori e il regista di un film che il giorno dopo la prima vanno subito a leggere le recensioni, nei giorni successivi anch'io andai a vedere sui giornali la cronaca del mio intervento. Ancora amarezza. Invece di commentare le mie parole, tanti si erano ridotti a parlare del mio modo di vestire, come se questo fosse l'elemento più importante. Scrissero: «Vestivo un abito color vinaccia e i capelli lucenti, che l'onorevole porta fluenti e sciolti sulle spalle, le conferivano un aspetto d'angelo». Vista sull'alto banco della presidenza, dove salì con i più giovani colleghi a costituire l'ufficio provvisorio, ingentiliva l'austerità di quegli scanni. Immagino che ai vostri tempi questo non accada più, vero? L'avventura della Costituente fu per me dura ma entusiasmante. E in qualche modo, lì, mi feci le ossa per il nuovo impegno politico iniziato nell'aprile del 1948. Quando fui eletta deputata dalla prima legislatura, durante la quale mi occupai di diverse tematiche e feci varie proposte di legge. La questione su cui concentrai maggiormente le mie energie fu quella dei cosiddetti figli di NN, cioè dei figli nati al di fuori del matrimonio. Ne nascevano circa 50.000 ogni anno e la maggior parte dei casi venivano abbandonati o vivevano solo con la madre, che di solito aveva dovuto lasciare la famiglia d'origine. A quei tempi avere un figlio fuori dal matrimonio era considerato un disonore, proveniva da condizioni sociali non molto agiate e spesso, quando riusciva a trovare un lavoro, si trattava di un lavoro umile. Dunque, le condizioni di vita erano davvero difficili per quei bambini, peggiorate dal fatto che la società li considerava figli di serie B, figli di nessuno, perché quell'NN che veniva scritto sulle pagine e sui documenti era l'acronimo dell'espressione latina «nescio nomen», cioè «non conosco il nome del padre». Ai miei tempi, e ancora per molti anni, oltre al nome del bambino si scriveva anche il nome del padre. Avevamo scritto e approvato una Costituzione che non ammetteva, fin dai principi fondamentali, alcuna forma di discriminazione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Così recita l'articolo 3. Non era ammissibile quanto accadeva a centinaia di migliaia di bambini.
Era una questione da affrontare senza indugio. Il 4 maggio del 1949 intervenni in Parlamento per presentare una proposta di legge. Ero arrabbiata e lo si capiva dalle mie parole. Non potevo accettare che migliaia di bambini fossero considerati di serie B. Non potevo che provare ribrezzo per una società che finge di ignorarli, quando non li addita al disprezzo, e che li segue per tutta la loro vita con un marchio di infamia per una colpa che non è loro. La società condanna questi figli illegittimi per un peccato che non hanno commesso e li condanna ad uno stato di inferiorità civile, con quell'NN che li segue dalle pagelle scolastiche, nei certificati di nascita, di cittadinanza, di buona condotta. Pensate che la legge sia passata velocemente e senza problemi? Vorrei che fosse stato così. Invece il mio intervento ricevette molti attacchi e ci vollero anni solo per ottenere che si smettesse di usare l'orribile marchio NN. Terminata la legislatura, interruppi la mia esperienza politica. Volevo tornare al mio primo amore, la scuola. Così nel 1958 fondai la Scuola d'Europa. Solo nel 1970 tornai in politica, prima come consigliera comunale e poi come vice sindaca di Firenze. Credo che anche i vostri giorni fiorentini mantengano un buon ricordo di me. Mi dicono che al mio nome è stato intitolato anche un giardino, guarda caso, in Piazza della Costituzione.